Allora, Emanuele, il tuo ruolo all'interno degli orti urbani, se ci puoi descrivere un attimo e poi dire un po' che cosa ti ha spinto ad impegnarti negli orti e qual è il significato che attribuisci a questa tua esperienza per te e per la collettività. Il ruolo formalmente sono in questo momento il presidente dell'associazione Orti Urbani Garbatella, che è l'associazione assegnataria di questo spazio, e nella pratica, a parte il ruolo formale, faccio parte di quello che si chiama il comitato direttivo, quindi il comitato di gestione. È un gruppo di persone, sono 8-10 persone molto attive che animano questo luogo. Quindi animare vuol dire dal gestire gli aspetti amministrativi, a organizzare le giornate di lavori comuni, a comprare il compost o la paglia per gli ortisti, gli attrezzi per gli ortisti, quindi cercare di animare sia da un punto di vista amministrativo, logistico e umano, invece che poi anche quello, cioè cercare di organizzare anche dei momenti in cui gli ortisti e le artiste si possano incontrare insieme anche a chi vive questo spazio. Cosa mi ha portato a far parte di questo gruppo? Il fatto che credo profondamente che la cura del territorio come qualcosa di fondamentale avvenga se lo fai in prima persona. Quindi per me questo ora è diventato casa, un gruppo di amici, e però è anche un progetto politico, no? Quindi noi non coltiviamo solo ortaggi, diciamo spesso coltiviamo ortaggi o relazioni. Questo è come se fosse una piazza, allora è importante che sia una piazza animata, e quindi è un progetto politico perché è un progetto inclusivo, aperto, in cui le persone, i cittadini e le cittadine scendono, escono di casa e trovano un posto che è casa, anche questo, in cui possono prendersi cura, in cui possono vivere, in cui possono fare quello che vogliono nel rispetto degli altri. Per me questo è un progetto politico centrale ed è quello che mi ha mosso, quello che mi anima ed è anche, come dire, quello che anima me, il beneficio che provo io, ma anche quello che penso possa essere il beneficio per chi sta intorno, cioè vedere, avere questo spazio verde come un'estensione di casa propria, come un luogo in cui incontrare gli altri, anche confliggere, perché fa parte della vita, però in cui vivere all'aria aperta nel rispetto della comunità di cui si fa parte, di inclusività, di diritti per tutti, di riduzione delle disuguaglianze, di relazione reciproca. Non so se questa è la strada giusta, però sento che è una strada importante, è una delle tante strade in cui se occupi uno spazio pubblico, lo restituisce alla cittadinanza, in modo che la cittadinanza possa usufruirne e possibilmente prendersene cura, penso che sia una buona direzione, almeno è la costruzione in piccolo di una società che mi piacerebbe fosse anche allargata. Quindi